adesso tu mi dissi stanotte. Allora, oggi è una giornata, diciamo una giornata normale che si è trasformata in una giornata direi eccezionale. Per qualche casualità ho incontrato, anche se lo conoscevo da tempo, Fabio Pierini, che è in qualche modo promotore e diciamo maestro, istruttore della Pierini School, quindi Moto Club Isola d'Elba, e abbiamo pensato che potevamo in qualche modo costruire una giornata che comprendesse sia l'ambito diciamo agonistico dei ragazzi che frequentano la scuola, associandolo a ragazzi che invece queste pratiche non possono permetterselo per motivi seri. E quindi sto parlando dell'associazione Incontriamoci in Diversi, che in qualche modo è un po' promotrice, capofila di disabilità e fragilità del territorio elbano. Quindi attraverso queste collaborazioni abbiamo messo su questa giornata fantastica. Ora passo la parola a Fabio Pierini, che poi in qualche modo è il cuore, il promotore di tutta la giornata, per poi dopo riprenderla alla fine, perché ho una sorpresa. A te Fabio. Grazie. Allora, io saluto a tutti e ringrazio veramente tanto come sempre i Lions Club che ci hanno invitato a questa iniziativa, l'Elba Terme e Emiliano Somigli per averci ospitato in questa bellissima zona che è spettacolare per farci queste attività. Con l'associazione Incontriamoci in Diversi ci eravamo già conosciuti, abbiamo già fatto altre manifestazioni. Che dire, questa è una giornata di gioia per tutti, soprattutto per i ragazzi dell'associazione, perché per noi andare in moto è una cosa semplice, si parte e si va al lavoro, si va in giro. Per questi ragazzi non è così, e quindi quando li porti su un mezzo che fa rumore, che li mette un po' di velocità, di aria in faccia, li rende veramente liberi, si sentano felici, e a me questa cosa qui mi fa stare tanto bene. Quindi benvengano queste giornate, noi siamo pronti per farle, ci siamo. Grazie a tutti. Io non posso che ringraziare per questo invito, come dissi già a suo tempo a Fabio quando ci siamo visti la volta scorsa, per i nostri ragazzi è molto importante avere dei momenti di normalità, quindi andare in moto è una cosa che per un ragazzo, un uomo che non ha disabilità è una cosa di tutti i giorni, per i nostri ragazzi non per tutti è una cosa così scontata, e quindi è un'emozione molto forte perché li fa sentire uguali agli altri. Bene, siamo contenti di aver organizzato questa giornata, ma soprattutto vogliamo andare anche oltre, quindi l'incontro con l'associazione Incontriamoci in Diversi ci ha posto anche diciamo degli interrogativi, anche diciamo di una maggiore sensibilità, e quindi abbiamo pensato come club, Lions Club Isola d'Elba, di fare una donazione. Quindi simbolicamente ho un assegno di 300 euro che passo al presidente. Grazie che mille. Saranno a breve concretizzati.